Santa Marina, i Spani non avevano acqua da Sì. diversi anni. In 25 giorni quest'anno abbiamo risolto il problema e ripeto, da oggi questi comuni possono avere acqua 24 ore al giorno. Ieri avete dato l'acqua prima in Spagna a San Cristoforo, poi nel pomeriggio a Santa Marina. Avete avuto dei problemi? No, noi abbiamo riempito il serbatoio di Santa Maria, che è un serbatoio anche molto capiente, quindi l'abbiamo riempito, c'è un volume enorme di acqua che è lì disponibile per la cittadinanza, e quindi da ieri noi avremmo potuto risolvere tranquillamente 24 ore su 24, senza nessuna eccezione, nessuna zona periferica o alta, potremmo dare acqua a tutti, a tutta la città. Però purtroppo tecnicamente non siamo stati in grado di utilizzare quest'acqua, perché abbiamo trovato una saracinesca chiusa sulla condotta principale che dal serbatoio va verso la rete del centro abitato, era stata chiusa, quindi non c'è stata la possibilità di immettere acqua nella rete. Quindi teniamo il serbatoio pieno, che è lì in attesa di essere utilizzato. I problemi non ci sono solo, diciamo, in quest'area del territorio, ma ci sono a San Giovanni, ci sono a Camerota, ci sono a Cendola, le abbiamo sull'altro versante a San Mauro e Pollica, quindi diciamo, è un territorio che ha delle criticità importanti. Quest'anno la Regione finalmente ci ha dato un po' di respiro, perché questo finanziamento, seppure non può essere immaginato come la risoluzione di tutti i problemi, però ci consentirà di fare degli interventi mirati, come quello che abbiamo ultimato ieri, i Pozzi di Sansa e altri che dirò, che consentiranno, secondo me, di affrontare l'anno prossimo, ma gli anni a venire, con un'estrema tranquillità. Quindi con San Giovanni a Piro c'è un dialogo stretto per intervenire con la realizzazione di un pozzo ed altre opere per risolvere il problema di quel contesto territoriale. Un altro discorso importante l'abbiamo fatto col comune di Camerota e col comune di Centola. Altrettanto succederà sull'altro versante, perché noi abbiamo già avviato anche le opere per il raddoppio del potabilizzatore del Paino ad Ascea. E quindi questo consentirà di mettere ulteriori risorse in rete, quindi liberare acqua che viene dal Monte Gerbison, darlo anche ai paesi un po' più in montagna, perché i problemi che ha la costa li hanno anche i paesi dell'interno, Moio, Stio, Cannalonga, Orria, Perito. Quindi diciamo è un piano strategico, importante che aiuterà enormemente il territorio per l'estate prossima. Noi e tutto il resto delle amministrazioni del territorio abbiamo lavorato e abbiamo risolto i problemi. Santa Marina non ha risolto nessun problema, perché Santa Marina continua a perpetrare un'illegittimità assoluta, rispetto alla quale io ho chiesto ancora stamattina alle autorità competenti di intervenire, perché c'è un'ordinanza sindacale che dice: noi mettiamo acqua non potabile nelle tubature. L'ASL ordina, intima l'amministrazione ad horas di sospendere questa immissione. Noi possiamo dare acqua potabile 24 ore al giorno da ieri al Comune di Santa Marina, si continua a tenere acqua non potabile in una conduttura di un comune.